Scarica la nuova app di Bologna Teatro e sarai sempre aggiornato sugli spettacoli a Bologna e provincia. Notizie, interviste, recensioni, video. Ascolta le interviste ai protagonisti. Approfondisci gli spettacoli in evidenza. Leggi le nostre recensioni. Aggiornamenti sulle modifiche ai programmi dei teatri. Suggerimenti su cosa fare prima o dopo teatro. Scaricala subito dal Google Play Store. Assessore, facciamo il punto sulla situazione del teatro a Bologna. Che cosa succede in questi anni del suo assessorato? Beh, insomma, Bologna, come sapete tutti, è una città estremamente fertile e anche dal punto di vista teatrale sono moltissime le proposte che verranno presentate nei prossimi giorni, che riguardano le stagioni del 2017-2018. Possiamo dire quindi che a Bologna la cultura, inteso proprio nel senso non solo del teatro ma dello spettacolo in generale, sta finalmente tornando a rifiorire come forse un tempo. Certamente, di questo siamo assolutamente certi. La cosa credo importante sia anche quella di cercare di tessere delle relazioni affinché questa grandissima offerta culturale che si esplica soprattutto dentro le mura vada anche nelle nostre periferie, nei territori diciamo più distanti dal centro, ed è proprio per questo che ho avviato questo studio sulla densità culturale della città, che ci mostra come in realtà le nostre cosiddette periferie siano luoghi estremamente fertili e capaci di fare connessioni e di proporre progetti culturali anche di carattere teatrale di alta qualità.